Roberto, perché Apito ha scelto di inserire la clown terapia tra le sue attività e com'è possibile diventare clown dottori? Apito da sempre si è occupato del prendersi cura degli altri, sia in Brasile dove abbiamo questa scuola per l'infanzia, abbiamo pensato di lanciarci anche nel sociosanitario e l'incontro con Morgana e con il gruppo dei clown dottori di Bergamo, gli clown Orsotti, è stato fondamentale per me perché ho conosciuto una realtà completamente nuova che mi aveva sempre interessato così marginalmente e vedendo come operano e l'empatia che mettono proprio nel prendersi cura dell'altro e ci ha portato a ragionare di partire con un gruppo di clown dottori stabili proprio come l'Apito. E lo scorso anno siamo partiti e abbiamo cosiddetto diplomato nuovi 10 clown dottori ad aprile e quindi adesso riproponiamo un'esperienza nuova. E nei prossimi giorni verrà organizzato un incontro informativo? Sì, un incontro formativo mercoledì 20 settembre alle 21.15 presso la Casa della Comunità Don Paolo Tonucci in via Ranuzzi dietro la parrocchia San Paolo Apostolo del Vallato. Incontreremo le persone che hanno dato una massima la disponibilità iniziare questo intervento e a cui spiegheremo come funziona l'intero corso. 4 weekend saranno intervallati da 4 incontri, uno con il medico, uno con un'infermiera, con un mediatore culturale e l'avvocato e sarà presente una psicoterapeuta proprio per seguire questo tutto il gruppo. Morgana, l'ingresso sarà libero? Assolutamente sì e speriamo che arrivi tantissima gente, veramente, ce lo auguriamo. E chi non dovesse riuscire a venire mercoledì, come potrà contattarvi? Allora, sulla locandina ci sono tutti i numeri, c'è Clown Stregatta da chiamare che darà tutte le informazioni necessarie. Quindi tranquilli, se per caso mercoledì non ce la fate, venite dopo. Qual è la differenza tra clown terapia e clownery? Oh Simona, grazie mille per la domanda perché è veramente essenziale. La clownery è un'arte circense. Ok, quindi anche la formazione stessa, che ne so, si occupa di un weekend e va benissimo, ma ha tutt'altra finalità. La clown terapia è una co-terapia che ci permette di entrare negli ospedali ad aiutare quelle che sono le finalità vere e proprie di un primario, oltre a tantissime altre cose, però è veramente tanto importante questa differenza. Grazie. Morgana, possiamo svelare anche i suoi progetti oltre a questo corso? Ah, guarda, io grazie al cielo ho la fortuna di fare questo lavoro con tanta passione e poter andare anche nelle missioni umanitarie. C'è una sorpresa bellissima che Apito, insomma, sta riservando a tutti i futuri clown in un secondo momento, ma che mi permetterà di andare, vabbè, lo dico, vado in Brasile, vado da Apito in Brasile, eh sì. E poi andrò anche in Africa, insomma, sono già stata in Africa con una missione umanitaria in Burundi, sto lavorando attualmente con i bambini pediatrici, ma oncologici, insomma, tante le cose nel mio sogno, nei miei cassetti.